fa quasi 500 iscritti. E adesso c'è questa manifestazione che è un meeting nazionale, si chiama Meeting del Sud, che quest'anno si fa a Napoli, è l'edizione che è stata curata dai club napoletani, e ci sono oltre 500 moto che stazionano a Maschio Angioino, e da Maschio Angioino di Napoli partono per i vari tour che abbiamo previsto, tra i quali c'è anche un tour a piedi in Spacca Napoli, quindi vi accompagniamo a fare il tour di Spacca. Lei è il presidente Petrucci? Io sono il presidente Paolo Petrucci, presidente della... del club Biepe Molino. Quante motociclette sono arrivate qui a Monte di Procida? Adesso un centinaio di motociclette, le abbiamo fatte anche ieri mattina e ieri pomeriggio, in totale avranno girato quasi 300 motociclette, equipaggi di moto, che sono per la maggior parte provenienti da tutta Italia, perché poi noi siamo le staffette che li accompagniamo e cerchiamo di dare il massimo a quelli che in queste zone non c'erano mai venuti, quindi tour panoramico per dare anche un aspetto, poi facendovi mangiare anche cose del territorio, classico, che stanno facendo pizza, la pizza di Scarola, pizza di Scarola genovese, qui c'è la tipica cistecca montese, che un prodotto non trovate, infatti ce l'aveva detto sindaco, la bella iniziativa come l'altra volta con le Triumph, questo lavoro BMW qui a Monte di Procida. Noi diamo il nostro caloroso benvenuto anche a nome di tutta la città al club BMW Motor Club di Napoli, e li aspettiamo per altre iniziative. Io li ho invitati a vedere Acquamorto, a visitare Acquamorto, per ragioni di tempo oggi non possono, ma mi hanno promesso che la prossima volta verranno anche ad Acquamorto, e quindi gli diciamo una rivederci, certo, con la speranza di vederci spesso, perché Monte di Procida con i suoi scorci e le sue bellezze io penso si presta particolarmente alle passeggiate in moto. Infatti proprio per questo l'abbiamo selezionato nel tour, una sosta in questa zona. Adesso che poi c'è il collegamento col sindaco, sicuramente utilizzeremo questa conoscenza per fare qualche altro tour nel corso dell'anno e portare qui altra gente buona. Ok, grazie, godetevi ancora il panorama che grazie. Abbiamo fatto. Bocca al lupo, grazie. Siamo con Aldo Lubrano del Dream View. Che cosa gli avete fatto provare questi amici che sono arrivati allora, da tutta Italia? Questo è un gruppo di motociclisti di campagna, volevano assaggiare i nostri prodotti tradizionali napoletano, la quale abbiamo fatto la pasta alla genovese, pasta e fagioli con le cozze, pizza di scarole, frittata di maccheroni, panzerotti di patate freschi, pioggia di zucchine, vegetali misti e il babà napoletano.